Con l'acquarello si possono creare degli effetti molto belli, ma non è così semplice. Oggi ti faccio vedere due metodi per sfumare i colori ad acquarello. Quindi prendete i vostri acquarelli e iniziamo. Ciao, oggi ti faccio vedere come si sfumano i colori ad acquarello. Utilizzerò questa carta 100% cotone di Indirect, quindi carta d'acquarello. Se usate questa carta è meglio. Utilizzerò tanti tonalità caldi, due gialli e due arancioni. Utilizzerò questa pennellessa. Utilizzerò un pennello tondo. Nel primo lavoriamo bagnato su asciutto, cioè senza bagnare la superficie della carta. Quindi prendiamo il colore giallo limone e cominciamo a creare la sfumatura, quello che vogliamo, come stile tramonto. Poi prendo il giallo un pochino scuro e comincio a sfumare questi due gialli. Mi raccomando, se andate verso il giallo limone con giallo scuro, dovete alleggerire molto la pressione del pennello. Se non alleggerite la pressione del pennello, purtroppo si possono creare problemi. Lo stesso anche con l'arancione. A mano che si va verso il giallo più scuro, la pressione del pennello deve essere leggero. E questo infatti funziona molto con la sfumatura. Se il pennello ha la pressione leggera, si possono evitare certi pasticci. Adesso devo ovviamente sfumare per bene i colori con l'arancione e il giallo scuro per creare una sfumatura perfetta. Lo stesso vale anche con l'arancione scuro. A mano che si va verso l'arancione chiaro, devo alleggerire la pressione del pennello. Questo è la magia anche del pittore che si occupa del gouache e acrilico, che sfumare con l'acrilico non è così semplice. E prendo invece la pennellessa per aiutarmi a sfumare questi colori arancioni e gialli. Ecco il primo strato bagnato sull'asciutto. Adesso voglio occuparmi di bagnare la superficie della carta, bagnato su bagnato, per questo è chiamato bagnato su bagnato. Mi raccomando però, se voi bagnate la superficie della carta dovete alleggerire la pressione del pennello. Adesso ci occupiamo del giallo. Come abbiamo fatto sul bagnato sull'asciutto, lo faremo anche lo stesso colore su questo. Quindi prendo il giallo, prendo l'arancione chiaro e arancione scuro. E a mano che uso l'arancione, se voglio andare verso il giallo, sfumando, devo alleggerire la pressione del pennello, come abbiamo fatto prima. Questi sono i risultati e vedendo il bagnato sull'asciutto purtroppo i colori si sono un po' sbiaditi. Con questo problema dobbiamo dare un ritocco dove il colore si è sbiadito, quindi in quella parte di arancione scuro. Quindi facendo il secondo tentativo su quella parte lì, il colore riprende la sua forma, riprende la sua vivacità, poi non dovrebbe più sbiadire, facendo ovviamente per bene questa sfumatura. Per questo l'acquarello è così difficile, perché possono creare delle belle o brutte sorprese, perché si possono anche creare delle macchie brutte e macchie belle. A volte le macchie belle lo lascio stare, non lo aggiusto perché
A volte queste macchie possono anche creare degli effetti molto molto particolari. Per questo l'acquarello mi piace così tanto e che vorrei praticarmi così tanto con questa tecnica. Ecco il risultato: dopo il secondo tentativo sono bagnato sull'asciutto. Vedendo bagnato su bagnato è perfettamente sfumato. Spero che il video vi sia piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al mio canale, attivate la campanella e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate su questo esercizio. Al prossimo video.